giorno, oggi 24 luglio, siamo qui con voi per parlare di arte, arte contemporanea. A Padula, da qualche giorno è in corso il simposio della scultura, durante il quale si parla di pietre di Padula scolpite nei territori della Magna Grecia. Iniziato lo scorso 20 luglio, si concluderà il 27 luglio, dove quattro artisti nei giardini dei monaci digitali all'interno della Certosa di San Lorenzo stanno lavorando alla pietra di Padula per creare delle opere di arte contemporanea. Oggi 24, dicevamo, alle ore 18 si terrà un convegno durante il quale prenderà vita una nuova associazione, l'associazione Certosa. Un'associazione che è stata voluta da Giovanni Cancellaro ed altri artisti e scultori del territorio, che ha unito già numerosi docenti di scultura internazionale provenienti dalle varie accademie, per promuovere sia la Certosa principalmente che l'arte contemporanea. Presenzieranno all'interno del convegno, a questo simposio, Dino Patroni, Antonella Carucci, che è un'artista, anche lei, Emanuele Stefano, e il sindaco di Padula, Michela Cimino. Presenta l'evento il giornalista Pietro Cusati. Vanno ricordati altri partecipanti al simposio, che sono Pierluigi Portale, Gianluca Vagliante, fondatore di Monaci Digitale, Giuseppe Vassallo, e sarà presente anche il consigliere delegato al turismo della provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino. Vanno menzionati i quattro artisti, giovani artisti, che si stanno cimentando nella realizzazione delle opere scultoree plasmando la pietra di Padula, che sono Calogero Arcidiacono, Carmine Busacca, Luigi D'Amico e Gabriele Neri. Abbiamo raggiunto nei giorni scorsi telefonicamente sia l'organizzatore e l'ideatore del progetto Giovanni Cancellaro e il professor Dino Patroni. Buongiorno, siamo in collegamento con Giovanni Cancellaro da Padula per parlare di cultura e precisamente simposio della scultura, scenario dell'evento sono i giardini dei monaci digitali presso la Certosa di San Lorenzo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Dunque, noi sì. Giovanni, tu sei organizzatore, ideatore di questo evento già tenutosi uno in primavera e adesso hai la versione estiva, possiamo dire, di questo evento. Ce ne vuoi parlare, raccontare di cosa si tratta e un po' la serie di appuntamenti che ci sono? Dunque, intanto nasce Certosa, che è un gruppo di professionisti, scultori e docenti delle Accademie delle Belle Arti sul territorio nazionale che collaborano. Abbiamo deciso di collaborare, diciamo, per dare vita a simposi che si ripetano nel tempo. Perché? Perché Padula deve ritornare ad essere quello che è sempre stata nei secoli scorsi, vale a dire una scuola di scalpellini, di scultura intorno al tema della lavorazione della pietra locale, la pietra bianca di Padula. In questo simposio abbiamo già coinvolto direttamente l'Accademia delle Belle Arti di Catania, il docente e direttore artistico Pierluigi Portale accompagnerà quattro ragazzi che si cimenteranno a lavorare la pietra di Padula. Ovviamente il tema scelto è un tema importante che vuole, diciamo, ritornare a parlare della Magna Grecia. Noi abbiamo tanti beni culturali a partire da Posidonia Pestum che ci ricordano lo splendore architettonico e scultoreo della Magna Grecia. Nella Certosa, ma prima, molto prima di costruire la Certosa, nel chiostro dei procuratori nella stessa Certosa, dicevo, sono esposti dei capitelli corinzi che sembrano appartenere al terzo secolo avanti Cristo, quindi della Magna Grecia, che rappresentano Ercole,
il Tempio di Ercole. Questi capitelli sono tuttora oggi tenuti in scarsa considerazione perché sono depositati all'interno del chiostro dei procuratori. Noi speriamo che questi capitelli possano essere portati fuori dalla Certosa, che rappresentano un'altra pagina di storia importante per tutto il territorio del Vallo di Diano, ma non solo, e quindi rimontati o nella zona di rinvenimento in via Vacella, oppure dove la soprintendenza archeologica riterrà opportuno, dove la provincia che li conserva riterrà opportuno. Certo, vanno portati fuori perché da domani possiamo dire che a Padula esiste un tempio di Ercole. Esiste un tempio di Ercole, ma esiste anche il fatto che la pietra di Padula nel III secolo avanti Cristo veniva già lavorata sapientemente, e quindi è chiaro che dopo 2000 anni noi non possiamo permetterci di perdere una tradizione così importante. Da qui Certosarte, da qui Monaci Digitali in collaborazione con Certosarte e viceversa, abbiamo pensato a questo ulteriore simposio in accordo con le accademie, finanziato da Fratelli Cancellaro SNC e Gianluca Vegliante Monaci Digitali. I privati in questo caso, siccome credono, noi abbiamo creduto, sponsorizziamo pure. Sponsorizziamo che cosa? Il nostro futuro, il futuro dei nostri figli. Cioè, vale a dire che nel momento in cui i simposi mettono alla prova allievi che escono dalle accademie, in un mondo attuale dove pochi vogliono lavorare, diciamocelo, che non si trovano più lavoratori, abbiamo dei giovani che si cimentano con la pietra, si sporcano di polvere, fanno sacrifici, sudano, e quindi sono da lodare. Prima questo fatto importante, perché c'è una continuazione di un mestiere antico, e poi c'è la bravura artistica, poi c'è la valorizzazione del patrimonio locale, e poi c'è tutto il discorso della Magna Grecia che vogliamo mantenere in auge attraverso questo tema assegnato ai ragazzi. Credo che dal canto nostro ce la stiamo mettendo tutta per fare iniziative importanti che non corrispondono ai fuochi d'artificio, che costano tanto e durano 10 minuti o un quarto d'ora. I simposi durano una vita perché le opere che rimangono sono destinate a resistere nei secoli. Mi fermo, non vorrei annoiarvi. Quindi Giovanni, hai fatto una presentazione degna della tua bravura e del tuo amore per quello che è il lavoro, quindi la scultura, la pietra, ma ancora più per l'amore che hai per il tuo territorio, per il tuo paese, ma per... Grazie. Tutta l'area circostante. Giovanni, allora vedo c'è il professor Dino Patroni, Antonella Carucci, Emanuele Stefano, nomi eccellenti dell'arte, della scultura, del territorio e di quant'altro. Avete creato questa Certosarte, quindi per l'ennesima volta dimostrazione che fare rete porta ad avere un valore aggiunto, quindi avere quel valore aggiunto. E avremo anche un luogo fisico all'interno della Certosa che abbiamo avuto grazie al sindaco di Padula Michele Cimino e il consorzio che gestisce la biglietteria. L'abbiamo avuto in comodato gratuito per aprire in partnership una mostra di arte contemporanea, per fare in modo che le sculture non solo le realizziamo, ma abbiamo anche un luogo fisico dove poterle esporle e farle vedere ai turisti che vengono a visitare la Certosa, puntando anche ad avere un turismo dell'arte contemporanea. Quindi che è un altro segmento importante per aumentare i numeri e le presenze in Certosa. Quindi Certosa di Padula da oggi, da dopo questo simposio, diventerà anche un museo di arte contemporanea, un luogo di attrattiva anche per chi non ama un museo, molto il caso. Ma una mostra di arte contemporanea, una galleria di arte contemporanea. Sì. Parliamo di una galleria di arte contemporanea permanente, giusto? Permanente, sì. Beh, noi puntiamo a renderla permanente. Questo dipenderà molto dalle istituzioni locali. Sì. Professore, la pietra di Padula scolpita nei territori della Magna Grecia. Parleremo un poco di questo simposio della scultura, se vuole anticiparci qualcosa. Con grandissimo piacere. Dunque, intanto buongiorno a voi e grazie per l'intervista. Dunque,
la pietra di Padula. La pietra di Padula è famosa nel mondo, lo sappiamo tutti e lo sanno in tanti. E la pietra di Padula ha avuto un glorioso passato, appunto proprio con la Certosa di Padula, però poi col tempo insomma è un po' svanita questa cultura della pietra di Padula, si è perso un poco qualche traccia, eccetera. E qual è lo scopo di questo nostro sodalizio che abbiamo creato, Certosarte, creata da un gruppo di ma non solo i docenti accademici, ma anche lo scultore padulese molto noto Giovanni Cancellaro, che è l'organizzatore. Esattamente. E che bisogna ringraziare la sua famiglia, il padre e il fratello Davide, che è una vita che dedicano il lavoro alla pietra di Padula. È una grande verità, questa è storia di Padula, fa parte proprio della cultura di Padula, perché sono quelli che hanno continuato veramente con i fatti, insomma, a far conoscere nel mondo ancora oggi, nella contemporaneità, la pietra di Padula, lavorandola sia artigianalmente e anche con opere d'arte vere e proprie che proprio Giovanni Cancellaro esegue. Grazie a te hai portato gli scultori allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania. E così... e allora io come docente di dell'Accademia di Belle Arti di Catania innanzitutto anni fa, e poi come docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli oggi in quiescenza, oggi in pensione, ho sempre pensato di continuare la mia attività di artista e quindi di prodigarmi per far conoscere l'arte contemporanea anche attraverso la scultura in pietra, che è importantissima, e soprattutto quella di Padula, che è una pietra veramente eccellente per essere scolpita. Sì. Lei conosce direttamente il direttore artistico, il professore Pierluigi Portale, così docente. Lo conosco, conoscevo il padre che è stato un mio caro collega a Catania, e poi ho conosciuto lui in una mostra a Barcellona dove ci siamo incontrati, e da lì poi è venuto fuori anche l'amicizia con questo giovane artista e docente oggi dell'Accademia di Belle Arti di Catania, dove ricopre la prestigiosa cattedra di scultura, ed è lui che ha scelto poi con la direzione dell'Accademia gli allievi migliori da far venire qui a Padula. Sì, volevo citare Calogero, sì, Arcidiacono, Carmen, sì, Busacca, Luigi D'Amico e Gabriele Neri, e così professore? Sì, sono proprio loro, sì, sono proprio loro, sono questi quattro giovani artisti molto bravi che ci sorprenderanno lasciando anche qui a Padula le loro opere, che saranno poi esposte in un luogo deputato, che probabilmente saranno proprio le antiche scuderie della Certosa di Padula, che adesso diventeranno una grande, importantissima, speriamo internazionale addirittura, galleria d'arte contemporanea della scultura in pietra e in marmo. Quindi, chiedo scusa Pierino, quindi professore, Certosarte nasce con l'idea di creare questa Accademia Internazionale di Scultura, dove viene promossa la Certosa, quindi l'arte del passato unita all'arte contemporanea, quindi una vera e propria galleria permanente diventerà. Esattamente. Dunque, lo scopo è proprio questo qua, quello di far continuare a conoscere e a lavorare soprattutto artisticamente la pietra di Padula, ma non fine a se stessa, ma anche per creare poi una galleria d'arte disponibile ai fruitori da poter visitare sempre durante tutto il corso dell'anno, e non soltanto nel periodo estivo dove c'è un'affluenza maggiore di turismo, naturalmente anche a primavera, ma sempre, perché chi viene a vedere la Certosa di Padula, chi viene a visitare Padula stessa, non può poi non accorgersi che c'è questa galleria di giovani, di artisti contemporanei, tra cui anche io, Cancellaro,
Portale e altri ancora, che insieme ai giovani Deve, ecco, presenteremo le nostre opere al pubblico. E quindi è una continuità, cioè praticamente non ci fermiamo alla gloriosità del passato di Padula, ma si va avanti, perché ogni epoca ha la sua arte e i suoi artisti, e noi abbiamo pensato questo, quindi la contemporaneità ci appartiene, siamo artisti del nostro tempo, ci esprimiamo con, diciamo, con le problematiche e anche con la poetica personale di ognuno di noi nel nostro tempo. Quindi è anche un confronto, diciamo, tra l'arte del passato, meravigliosa, fatta da grandi maestri che ci hanno lasciato proprio nella Certosa di Padula, è stata costruita tutta, completamente, con la pietra di Padula. Padula sorge, come molti sanno, dalle cave che c'erano, e là dove c'erano una volta le cave, oggi è Padula. Quindi è tutto un rapporto straordinario dell'uomo con la pietra, dell'uomo con l'arte, dell'uomo che ha saputo veramente lasciare un'impronta magnifica e straordinaria, tant'è vero che poi la Certosa di Padula è non solo è una certosa monumentale, ma è anche sicuramente la certosa più grande che abbiamo in Italia e sicuramente la più importante di tutta l'Italia meridionale. Ecco. In un libro di Giovanni Cancellara, addirittura la più grande come dimensione. La più grande come dimensione, esattamente. Quindi professore, professore Padroni, insieme a lei il 24 di luglio alle ore 19 ci saranno Antonella Carucci, un'altra artista, Emanuele Schifano, un'altra artista, nonché la sindaca del comune di Padula, Michela Cimini. È così? Certo, è così, perché si aprono praticamente, si apre un convegno vero e proprio dove facciamo anche, presentiamo ufficialmente questo nostro sodalizio che abbiamo chiamato insieme al fondatore, che non posso non menzionarlo, anzi lo devo menzionare assolutamente tra i primi, che è Gianluca Vediante, il quale ha messo a disposizione i locali, fondatore dei monaci digitali, esattamente, il fondatore dei monaci digitali che operano nella certosa di Padula, e lui, come noi altri tre, io, Cancellaro e Portale, siamo i fondatori di, appunto, Certosa Arte. Poi ci sarà anche Giuseppe Vassallo, fondatore del Cab Marte, così? Come no, certo. Il consigliere provinciale con delega al turismo della provincia di Salerno, il professore Pasquale Sorrentino. Esatto, ci saranno anche loro. Quella sera sarà una sera molto importante, il giorno 24, perché oltre alla presentazione di Certosa Arte da parte nostra, presenteremo ufficialmente al pubblico anche gli artisti che stanno operando, i giovani artisti che stanno operando nei giardini della Certosa di Padula, messi a disposizione proprio dai monaci digitali. E questa è una cosa che fa onore, alla cultura. Lei è di casa nel Vallo di Diano, in particolare a Padula. Risale a molti anni quando lei è stato presidente di una giuria proprio per la pietra di Padula. Sì, così? No, sono tantissimi anni che frequento Padula, che già conoscevo chiaramente per motivi artistici, per motivi di passione per l'arte, la storia dell'arte, eccetera, ma che poi ho approfondito quando poi specialmente sono andato in pensione come docente, e quindi ho allacciato rapporti importanti che ritengo costruttivi e fruttuosi. Ecco, quindi ci spero e ci credo, andiamo avanti così nel nome dell'arte e della cultura, che facciamo solo allo scopo culturale, non nessuna intenzione da parte nostra di profit, diciamo, come si suol dire, no? Sì. Ma semplicemente senza scopo di lucro, ma nel nome della cultura e dell'arte. Da una famiglia di artisti ceramisti.
Io provengo da una famiglia di scultori, che la storia della mia famiglia inizia nel 1853 con il mio bisnonno, che è il capostipite della dinastia degli scultori Patroni, che si chiamava Raffaele Angelo Patroni, che ha generato poi il figlio mio nonno, Diomede Patroni, che è stato un importantissimo scultore del Novecento, un ritrattista di primo piano che ha dato lustro all'Italia e insomma non solo a Salerno e provincia, dove ha lasciato centinaia di opere scolpite in marmo, ma modellate anche in bronzo e perfino in terracotta. Era uno scultore completo. E mio padre, che ha continuato sull'orma del padre, sulle tracce che lasciava il padre, questa attività che ha fatto di lui un artista importante, conosciuto e riconosciuto anche lui. Io ho fatto del mio meglio per essere il continuatore. Rappresenta la quarta generazione di questa famiglia importante d'arte, che forse è tra le più rare, ecco, come famiglia d'arte in Italia oggi. È la famiglia Patroni, gli scultori Patroni campani. Ecco. L'invito alla politica, che spesso bistratta la cultura, dalla voce di un artista, di uno scultore. Allora, tutti gli artisti, tutti gli intellettuali, tutti gli uomini di lettere, di cultura, cercano di sensibilizzare i politici ad accorgersi di loro. Dovrebbero capire i politici che la cultura è basilare, che la cultura è un investimento, quindi dovrebbero fare qualcosa di più, molto di più veramente. Per promuovere operazioni culturali che servono per arricchire lo spirito in una società veramente malata, in una società al disagio, dove il consumismo, insomma, è diventato un po' il cancro. Lo vediamo in tante situazioni spiacevoli che ascoltiamo tramite, purtroppo, i mass media. Diciamo che ogni da un giorno, punto di vista, in un senso, un certo punto di vista, la Certosa di Padula forse a breve riacquisterà la sua totale indipendenza come gestione, e quindi potrà diventare anche un centro di sviluppo della cultura nel Vallo di Diano e nel Cilento. Il ministro della cultura mantenga quello che noi desideriamo ottenere, per la verità, e questo è lo scopo. Di aver creato questo sodalizio che incoraggia l'uno all'altro a dare il meglio di se stesse per far crescere sempre di più e sviluppare la cultura a Padula e dintorni, anche nel Vallo di Diano, perché poi sarà un richiamo importantissimo anche dei paesi, delle cittadine limitrofe importantissime del Vallo di Diano, Certeggiano, Sassano. Ci sono tanti, la stessa Sala Consilina, insomma, che ha avuto anche un passato, insomma, dai tempi dei Romani, anche prima, sicuramente. Quindi noi siamo consapevoli di tutto questo e continuiamo. Noi perché abbiamo dato questo titolo, la pietra di Padula scolpita nel territorio della Magna Grecia? Perché effettivamente è provato nella Certosa di Padula, nel museo archeologico. Che cosa ci sono? Ci sono capitelli, ci sono colonne scolpite addirittura con la pietra di Padula ai tempi della Magna Grecia, quindi ancora prima dei Romani, voglio dire. Quindi abbiamo un approfondimento della storia, delle origini del territorio e di quanta l'arte già era viva in questo territorio. E attraverso la materia che è diventato spirito, attraverso gli scalpelli degli scultori antichi, che prosegue oggi, ecco, nella contemporaneità degli scultori del nostro tempo. La tradizione degli antichi scalpellini di Padula. Quindi possiamo dire, esatto, che la tradizione degli scalpellini di Padula va oltre nei secoli, oltre l'epoca romana. Va oltre l'epoca romana, sicuramente, e questo è provato, diciamo, da quello che già ho riferito, cioè dai reperti archeologici interessantissimi, importanti, che oggi abitano nella Certosa di Padula. Ma devo dire anche di più, che noi quando parliamo di scalpellini parliamo di artigiani raffinati,
ma oltre di Scalpedini ci sono stati proprio scultori, artisti che non sono soltanto artigiani, ma sono proprio creativi, sono scultori innovativi, quelli che per esempio hanno scolpito le statue sulla facciata anteriore della cestosa di Padula. E voglio dire, insomma, è esemplare il fatto che hanno dimostrato che non soltanto opere decorative o di arredo urbano o religioso poteva essere scolpito con la pietra di Padula, ma addirittura statue che rappresentano i santi. San Lorenzo, per esempio, è rappresentato in una statua scolpita in un blocco compatto intera della prestigiosa e bellissima pietra di Padula, che si presta proprio per la scultura, non soltanto per la decorazione, diciamo, di questa pietra che si può inserire in qualsiasi ambiente, come è stato dimostrato proprio con la certosa stessa. Professore, possiamo concludere con le parole care a Giovanni Cancellaro: la pietra di Padula dura da più vite. Da diverse vite. Certo, lo possiamo dire come, perché da più vite è stata conosciuta e con più vite dura e durerà nel tempo, se noi ce la mettiamo tutto per far sì che tutto questo avvenga. E il nostro compito è fare questo, la cultura è al servizio degli altri, non di se stessi. Quindi la voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.